indicare questa volta i presidenti delle Camere, della Camera e del Senato, a differenza degli ultimi 20 anni, slegando queste nomine dal governo, a garanzia dell'istituzione parlamentare come cuore della democrazia di questo Paese, fossero totalmente slegati dal governo e fossero rappresentativi della volontà popolare. Una volontà popolare che ha indicato con il 32% dei voti nel Movimento 5 Stelle la prima forza politica del Paese e col 36% dei seggi in Parlamento la prima forza politica della Camera dei Deputati e quindi con la presidenza della Camera dei Deputati che secondo noi è giusto che vada al Movimento 5 Stelle. Abbiamo registrato un'apertura da parte del PD e un'apertura da parte della Lega.